te? Tu Samuele che fa che l'altra sera non la digeriti? Non fa niente, se a me non ci pensava, fa finta come esisto. Tanto io dentro sta casa io ho sempre contato come due de coppe quando regna denaro. Pensa da che non si sente bene, non si forza da letto, va. Stai vicino te, dai. Vabbè, ma io senti come si sente, mare vengo. Ah, voce, domani ha bisogno che venga a lavorare con me. Mi serve qualcuno che mi aiuta a montare un banco. A sordare di domani mi dispiace, ma proprio non posso venire. Ne devo incontrare con un amico per discutere di certe cose. E per quali cose, sor Cicero? E non ve impicciate, per favore, tanto non è roba che vi interessa a voi. Parla, sbraità, parla male da gente, tutto quello che ti riesce a fare. Ma via, ma ci pensi? Ma lei chi la da mantenere, io o tu? Mo sa male, dico meglio. E portatele Samuele che domani non lavora. Ecco, vabbè, ci vengo io, basta con combattere un'altra volta, ci vengo io. No, me porta esso. Fia Marachella è gravida grossa. E un marito non sta vicino, non ha sentito cosa detta la levatrice che poteva sgravare da un minuto un altro. Ma che giudizio c'ha? E l'altra settimana io ho lavorato, già voi si riscordate, sor Davide? Ha lavorato, panca manovra. Una mattinata che è venuto, ha principiato dalla mattina a buon'ora a fare i travasi di sangue con quell'altro scemo di Settimio di Esterina, o frate di Gino, un altro scemo come esso. Amo da pensare a lavorare prima di pensare alla libertà. E chiacchiere di Dio, papa, io scuccio un baffo, perché esso, tuo papa, sta non vedrace, parla esso. Abbattevi i cancelli e ci fanno subito sortite fora. Vabbè, ma mo' basta. Ma basta, costa basta, Samuele. E non basta, non alzate tanta voce, sortare di imbescallate, in me conviene. Ecco, bravo, non me farsa tanta voce, vedo che hai capito tutto. Tutto, ma vengi a lavorare con me. Beh, sor Davide, io già vai, ho detto, io domani non posso venire, mo non me lo fate ripetere più, siete diventato sordo. Io mannaccia la miseria! Ragazzi! Ah, sor Davide, non ve ci azzardate, vi potresti o far male. Fuori da casa mia, fuori! Vattene! Vattene fuori! A Stella, tuo padre sta ammattito, mi vuole cacciare via di casa, mi vuole cacciare. Ah, papà, ma che dici? Questo è mio marito, lascialo perdere, ti prego, lascialo perdere, fuori! Oh, Dio, no, perché strillano tutti? C'hai io paura! Mettete io, bella di nonna, non ti preoccupare, non ti agitate, fa male! Ma mandato via! Ma per andare fuori anche da botte, vattene! Vattene! Ah, sor Davidino, guardate che io non tremo per niente. Ma mo c'è un po' scemo, Samuele, forse tu via. Ma oh, questo è buono, sta a casa, fallo pure che si sta agitando. Oddio, se marimmi mia, che scena! Mo c'è mio un per pazzo, passa gli rispetto, quello è mio padre, ha capito? Oddio, no, falli stappare, c'hai io paura! Fani! Tranquilla, non ti agitare, sono aiuti, stategli vicino voi, tenetegli la mano. Namo, mo c'è, dai, namo. Partete via, va, partete. Oddio, oddio, nonna, mi sento male, nonna! Oddio, non sei, cosa c'è un'altra creatura? Ma cosa ci avrai, tutta sta pavella, no? Ma ti ho detto io di rimanere muti. Sei turbata. Oh, che bella mia mamma, ma quali pezzi freddi. Ma quali pezzi freddi, ti piace tu che sta sopra a te? Sì, ragazzi, svegli, te! Su. Chi è? Odora, bella di mamma, odora. Oddio. Ti senti meglio? Sì, però mi sento stanca, no? Ci rimano io vicino a te. E levatevi che gli levate tutta l'aria. Sì, sapete, anche là con me, per favore. Oddio. Che pavella, vero, ma... Io non voglio mai vedere un babbo così arrabbiato. Ma ci calmerà o mannaviamo c'è? Ma io non voglio che se la là. Ma non ti preoccupare, non se ne va via nessuno. Mo, quando ritorna, lo famo ragionare. A lui e a cuoso mano di Mosè. Oddio, oddio, che giornata, mamma. Mamma, fa un po' di spesa? No. Famogli una bella cena, così magari il babbo si calma. Non mi serve niente, c'ha già tutto pronto. Sare, io però sono tanto preoccupata per Acher. Davvero? Oh, io qua, creatura, non si sente bene per niente. Sai che è? Mo, prima che vi è notte, io voglio far via uno dei quei infusi che ha detto la levatrice. Però occorre che qualcuno arriva da ospiziano, ma come si fa? Ma ce voglio io per frigoletto. Tu sei matta, da sola fuori del ghetto, no. Ma mamma, se ne sei di tutti, tu ce voglio io che c'ho da nata.
me ce l'ha. Ma è una creatura, sono la folla del ghetto. Ma c'è buono giudizio per guardarsi da essa, ma... Lo dici tu. Non c'è fatta in pena però, eh? Ma sì, sì, vai e vengo. Frigate, eh? Qualche medicina? Sì. In che cosa posso esservi utile? Non vi sentite bene? Ecco, io avrei bisogno di questo decotto. Sapete, è per mia sorella e io sta poco bene, mia sorella. Prego, fatemi vedere. Ma prego, sedetevi su questo panchetto. Non posso, voglio di fretta. Ma se volete questo decotto, dovete pur darmi il tempo di prepararlo. Sedetevi, farò il più presto possibile. Vabbè. Allora. Malva, salvia. E un po' di camomilla, sì. Ecco qui, ecco qui. Ecco, signorina, ho quasi finito. Io sto qua. Scusate l'impertinenza, ma voi siete di queste parti? Io? No. E dove abitate? Io vengo da lontano. Lontano? Sì, sì, lontano, lontano. Per dire la verità, vi ho già visto passare molte volte per questa via. Non dovete venire da molto lontano. Ma ti ne vedo, cos'ha? Io, da sti parti. Vi svegliate con qualche d'un'altra. Io mi chiamo Carlo Alberto. E voi? E io mi chiamo Gertrude. No, non è possibile. Non può essere questo il vostro nome. E per chi no? Nella famiglia mia è un nome che si usa molto, vabbè? Va bene, va bene. Ma non vi arrabbiate. Anch'io ho un nome che non mi piace. Ma sapete, su da noi, al nord, si usa mettere il nome del re. Eh già, è pronta roba mia. Ecco. Ma perché tanta fretta? Vi spiace proprio rimanere qua? Non è questo, ma mi aspettano a casa. Mi padre sarà se non arrivo per tempo. È proprio... bella. Questa vostra città è... E poi c'è sempre il sole. Io sono di Torino, la conoscete? De sfuggita. Tutta la mia famiglia vive là. Io qui non conosco nessuno. Solo quei pochi clienti che vengono in farmacia. Ma nessuno che resti a chiacchierare con me. Sono tutti come un po' diffidenti verso gli stranieri. Ce lo so. A me mi dispiace, io mi fermerò volentieri, ma me ne devo proprio andare. Signorina, la medicina. Signore,
Io vedevo da di la verità. Io non mi chiamo Gertrude. Mi chiamo Sara. Sara, questo sì che è un bel nome. Un nome biblico. Perché voi siete ebrea, vero? Io? Ma che dite? Ma non abbiate paura. Io non ce l'ho con gli ebrei. Perché siete ebrea, vero? E abitate proprio qui vicino, nel ghetto. Voi per davvero non ce l'avete con gli ebrei? Ma per niente affatto. Per me tutti gli uomini sono uguali. E le donne no? Ma no, volevo dire che non giudico le persone dal Dio in cui credo. Mi fa piacere essere gentile, ma io non me ne devo proprio andare. Eccovi la vostra medicina. Grazie. Vi rivedrò qualche volta. Ma speriamo di non averci più bisogno di medicina. Ma non dico qui in farmacia. Vorrei rivedervi per parlare un po' con voi. Non è possibile. Domani sarò nella piazza del mercato, dalle 11 alle 12. Vi prego, venite. Vi prego, non insistete, non è possibile. Ma ho assolutamente bisogno di rivedervi, anche solo da lontano. Ma dovete venire, altrimenti verrò io a cercarvi, casa per casa. Ma che siete matti, mi volete far ammazzare? E allora, venite voi. Non è possibile, buongiorno. Dalle 11 alle 12. Di socio e mettevo fino a sto screzio, Mocè. Lasciamo perdere, Samuele. Mocè, o di socio lo sta pari, a me sceglie il suo vino e fama finita con sta storia, dai. Ma andiamo, letto. Me sceglie il vino o di socio e mettiamo seduti in malavista, no? E che avevo vino mesciuto. Mocè, io vino bevo, ma domani te voglio vedere suo banco con mine. Assoltavi di me, dispiace, ma domani proprio non posso. E sto scherzando, sto scherzando. Mi fa mangiare grasso del coro a me questo qua. Facci via, a salute. A salute. A sare, tutti insieme il comando, allungami un bicchiere d'acqua. Vai un po' qua. Fa sentire. Avrei un cellà, ma cosa c'ha? Devito mezza mezza. Ma no, no, con tutto il bavello che è successo, oggi se sarà un po' impressionante. Se siamo tutti stranieri, non è niente. Ah, sare, dove sta? Ah, sare. Ah, papà, adesso è buono. Qui la scala di tabacco che sta sopra la credenza. Passarlo, sera luce. Sì, sì. È proprio strana. Letto, sbrigammo se a finire a sparecchià, che se ne andiamo tutti a letto presto. Che oggi ci è toccata una gran negra giornata. C'ha ragione, ma negra davvero. Rachele, vattene a letto che poi oggi sei stata già troppo in piedi. Ah, mamma, ma mi sento meglio. Dai, io ti sto dando a letto. Dai, Rachele, c'ha ragione tu madre, andiamo a letto che è tardi, sì, va. Sì, vengo, ma avete l'antracqua? O sai che la notte mi è sempre azzurra? Ecco, ma apriamo. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Nano Stella, andamesene a letto e domani la taglio da andare a lavorare con padre. Buonanotte, no. Buonanotte. E se buono. Guida. Buonanotte, no. Buonanotte. Che Dio mi tenga la mano in testa. Namo, Davidì, bella te mamma, adesso dammi un bacio. Buonanotte, ma. Buonanotte
Specchio mio, dammi un bacio. Engarelle sarei. Levetelo dal cervello. Oh, è cristiano lui e tu sei giudia. Tutti i cristiani ce l'hanno chi giudii. E i giudichi i cristiani. Mosè. Mosè lo dice sempre che è colpa loro se stiamo rinchiusi qui dentro. Ma perché allora a me non mi riesce? Non ci devo pensare, non ci devo pensare, non ci devo pensare, né a lui neanche un appuntamento maledetto. Dio mio, dimmo tu, cosa fai io? C'ho dannà, non c'ho dannà, cosa fa? Allora, ma che fai, parli da sola? Perché io dormi? Ah, ma che hai fatto? Ma che stai a piangere? Oh, che hai fatto? Ah, ste, mi sono tesa male. Ti senti tesa male? Dimmi, ti preparo qualche cosa, ti faccio una camomilla. Ah, se va, mi manca l'aria, non mi serve niente. Sara, perché io mi vuoi dire che ti è successo? È tutta anche che ti vedo strana. Aspetta, io ho detto che mi sono tesa male. Oh, gira le guardie. Avanti. Sara. Sara, tu non era perché è vera che è. Io a quest'ora mi ritrovavo sposata con un vecchio. Ve so che vi riceve tutta la vita. Noi ci siamo sempre dette tutte. Non ci avevo mai avuto segreti. E mo voglio sapere la verità tutta. A ste, è vero che mi sono tesa male. Ma è una pena. C'è un pensiero che mi magagna e che invece mi dovrei proprio levare dal cervello. Adesso è una magagna grossa con fatto dormire. E così è. Ma io mi devo proprio sfogare. Almeno tu l'hai da sapere. Sì. Oye, quando che sono uscita per una medicina per Achele, hai conosciuto lo speziale. Lo speziale? Lo speziale. Cioè io chiacchierato un po', mi pareva di conoscerlo da sempre, e poi è così bello e gentile. Mi parlava che è solo, di Torina, la città sua, mi riempiva dei complimenti. A ste mi trattava come una signora. Per farla breve, il pensiero che mi magagna è se rivederlo o no, perché ste mi ha dato un appuntamento. Un appuntamento? Ma che te sei affidata a sare? E con Garelle, ma che te lo fa la fatto? A ste io lo so che è assurdo, invece sento male, lo vedi? Ma non mi riesci a pensare a nient'altro. A ste, stai di modo, è possibile che io mi sono innamorata così tutto d'un botto? Che taglio da dispare? Si vai alla verità, i segni sono quelli. Ma la storia è impossibile. E tu lo sai. Non potresti voi che soffrire. Tu e esso. Pensaci bene, sare. Perché questi sono passi importanti. E tu ce lo sai a cosa vai incontro. Thank you.
sentite, sor Carlo Alberto? Ti prego. Ti prego, possiamo anche darci del tu. Vabbè, Carlo Alberto. Anzi, ti posso chiamare o Carlo o Alberto perché a me... Ma sì, certamente. E c'è un altro posto andando, qui c'è un sacco di gente che mi conosce. Ma stai tranquilla e sorridi, sei più bella quando sorridi. Ma come faccio a stare tranquilla? Tu non l'hai ancora capito che succede se ne vede qualcuno stamattina? Ma stiamo solo parlando. Solo a parlare, dice esso. Insomma, io sto qui, che vuoi da me? E tu da me? Sei venuta, no? Ci sarà un motivo. Avevi detto che se non venivo io, venivi tu a cercarmi casa per casa, io c'ho avuto paura. È solo per questo. Non c'è nessun altro motivo. Sara, non sono riuscito a chiudere occhio. Non mi capacitavo di essere finalmente riuscito a parlarti, a sapere come ti chiamare. Sono mesi che non penso che a te. Mesi? Sì, mesi. Manco io hai dormito. Anzi, hai pianto tutta la notte. Pianto? E perché? Come per chi? Per colpa tua che mi ha messo del naso. Da ieri non so più quello che dico, quello che faccio, e manco perché mo sto qui con te. Non può essere che io ti piaccia un po'. Zitto, state zitto, io non ti dovrei stare a sentire manco per scherzo. Ma perché le tante donne che girano per Roma e te Torino dormono con me mi dovevi venire a cercare? Tu non l'hai capito che mi fa mio padre se mi trova qui stamattina? Mi dispiace di crearti tanti problemi, non immaginavo. Forse è meglio che tu parli. È meglio. Vado. Vado. Ma dove vado? Io pure non riesco a pensare. A me? Sara, dimmi la verità. Non c'è proprio nessun modo in cui possa parlare alla tua famiglia. Ho delle intenzioni serissime verso di te. Ma non è questione di intenzioni. Io so giudia, giudia, lo capisci? Da noi ci si sposa solo tra di noi. È uno scandalo, un dramma se qualcuno si sposa con Cristiano. Ma come? Neanche se mi conoscessero bene. Siete voi ad essere considerati diversi, non noi. Dipende da chi è che parla. Per mio padre sono i cristiani che si considerano diversi. E è per questo che ci dai meno rinchiusi. Ma io non lo farei mai. Carle, io vorrei dirti che noi non ci potemmo più vedere. Che questo è stato il primo e l'ultimo incontro. Ma a me non mi riesce. E non lo dire allora. E invece dovrei. E vedere un sacco di tristezza, sia a me che a te. È una storia impossibile, Carlella, ha detto pure Stella. Chi? Sorema. E chi è? Mi sorella! E che cosa l'hai raccontato? Quello che mi sentivo, ma non c'è paura, essa mi vuole bene, non parla. E non può aiutarci lei allora? Nessuno ci può aiutare per lei. Solo che la spara tu. È un tuo parente. Ma no, ci presento Dio tuo Dio. Oh, va! Solo lui ci può aiutare. Hai pregato stanotte? Pregato perché non ti facesse venire il pentagramma, non vuole che si incontrasse. E invece io ero qui. Vuol dire che almeno lui non è contro di noi. Non lo so, che forse non mi aveva sentito. Vorrei abbracciare. Ma che, ti sei impazzito, non ti avvicinare? Ma l'ho solo detto. Non l'avrei mai fatto se tu non lo volessi. Ah, beh. Posso almeno tenerti la mano per un minuto? Solo un minuto. È passato. Vabbè. Ma non è passato neanche. Ma c'è la stessa. Ciao, Sare. Com'è da sti parti? Buongiorno, sono fortunata. Non c'avevi niente da fare a casa tua? E cuore gatto, chi è lì, cuore gatto? Chi io è? Non lo conosco, sono venuto per fare un po' di spesa. Ah, non lo conosci? E da quando è che si saluta a gente che non conosci? Ah, ma voi dite quello? È un speziale, quello che fa le medicine. Siccome che ieri siete da lui per Rachele che sente sa male, mi ha riconosciuto e mi ha chiesto come stava. Ah, ti stavo a parlare di Rachele. Ma non ce lo sai che non si salutano i strani? So sappate to. Ma che c'è da sapere? Ma sono riconosciuto e mi ha chiesto come stava, che vogliamo da rispondere? E a mano? Cos'è che ti teneva a mano? Te stava a sentire o cuore, te stava a sentire? Ecco.
L'hai detto che non me ne intesa fare, manco io mi stavo a sentire che avevo a preve. Asare, raccontali a qualche un altro, sti zangherati, ma te faccio vedere io. Ma che vuole di fa? Vaglio da mammeta e voglio sapere chi negra spesa dovevi da fa. Ma voi che ve ne importa, scusate? Me importa sì? Padre è stato già sfortunato con gli eneri, un diceva un'altra disgrazia. Namo, letto, vieni via con me. Salutalo speziale. Arrivederci. Faccia da decina. Mo c'è, ma sei sicuro che la bottega è questa? E sto sicuro sì, ce ne so altre, adesso questa per forza, no. Guarda, mo c'è, che se tu alzi le mani questo porta meglio il Betty, passiamo un brutto quarto d'ora, mo c'è. Sì, ma te la strilla forte perché da qua una bada non esce davvero. C'è nessuno? Eccomi signori, arrivo subito. Posso esservi utile? E come no? Buongiorno. Buongiorno. Tanto per cominciare, vedo che modisti siamo noi. Temi i cognati di Sara. E vi volevamo di due paroline. Capisco. E voi di Mosè ho chiuso già, capito? Ne potevo pure andare. Falla finita, Samuele. Quando ho detto capisco, intendevo solo dire che Sara mi aveva già parlato delle difficoltà a cui saremmo andati incontro. Allora, caro speziale, ne sa che tu non hai capito proprio niente. Perché le difficoltà tua devono ancora da incominciare. Bisogna che te calmi, Mosè. Potevo pure parlare da persone ciovili. So certo che il suo speziale qui ci sarà a sentire. Ma certo, ma preferirei incontrarci più tardi. Ho molto lavoro da sbrigare e molte medicine da consegnare per questa sera. Ecco, adesso c'ha da fa, venivo più tardi. No, parliamo subito. Tanto non c'è sta tanto da discutere. Voi Sara la lasciate stare, perché lei non ve può sposare, va bene? Ma perché no? Perché no, mi insistete, sono speziale. È meglio per voi. Ma non è giusto. Io le voglio bene e anche lei me ne vuole. Anche per voi ciò è stato sufficiente, nonostante l'opposizione ai genitori di Sara. Ma vedete, non è la stessa cosa, perché lei è giudia come me. Tutto rispetto ai sentimenti vostri, davvero? Ma purtroppo per voi non è abbastanza. Ah no, Io non posso sposarla soltanto perché non sono ebreo, ma come se i miei sentimenti non fossero come i vostri. E vi pare davvero un buon motivo. Ce puoi giurare, ci avete rinchiuso perché siamo diversi, no? Beh, ognuno se ne stia al posto suo, va bene. Ma il mio posto è vicino a Sara, ma vorrei credeste che non farei mai qualcosa che possa renderla infelice. Se lei mi vuole davvero, quale Dio può pensare o può desiderare di vederci divisi? Non mi importa di quello che può dire o pensare la gente. Ma mo parlate così perché non ragionate. Potete garantire per voi e famo finta che io ci creda. Ma che penserete poi quando la gente vi scarterà perché siete il padre di fide una giudia? Anzi, manco, del sacco rivoltato, perché se davvero voi Sara la volete sposare, essa è stata fa cristiana. Non te sto manco a te, visto che sapete tutto, sor Ciofedè, che non vedrà più nel padre, nella madre, le sorelle, tutti quelli che c'è cresciuto e che gli vanno bene. Questo non è voler bene, perché se per davvero le volessero bene, penserebbero solo alla sua felicità. Ma voi volete imporre una scelta che distruggerebbe la sua e la mia vita. Ma non è colpa nostra se ci siamo incontrati innamorati. Ma le diversità non ci pensi. Noi c'è Martino Sanz, Sara è così che è cresciuto. Ma quale diversità? Per quel che mi riguarda, Sara potrà pregare come e quando vuole.
Ma non è solo roba di preghiere e di fede, è un modo di vita, è più prove ne annegate, le più uno c'è se impugna. Sono le tradizioni. Le tradizioni, sì, eppure se a voi pare strano, nessuno di noi potrebbe vivere senza. Fate lo stesso sbaglio di chi vi persegue. È vero, è stato il Papa a rinchiudervi, ma siete voi a tagliare ogni ponte con l'esterno. Vabbè, Samuele. Mi dispiace che la pensiate così. Ma io non posso dirvi più nulla, tranne che farò il possibile per rendere Sara la più felice delle donne. E ora, scusate. Vabbè, Samuel. Vabbè, Samuel. Ci ha voluto parlare, Samuel. Io mamma, sfogherio con te. L'avevo detto, io non so queste questioni di risolvere a parole. Il coltello ci vuole. E non puoi pensare che risolve sempre tutto chi i coltelli e che botte. Io me la bel nome. Buono, Mosè, buono, buono, cavo io.
zona, i turchi sono arrivati alla marina. La 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 la, le mie loro isolate. Ma sa, ma cosa sta a fare? Sta a parlare da solo? Ah, fortuna è che ne cuava. Giusto a ti cercavo. Ma in dove mannate? Ma dove mannate? In bocca io namme, ecco dove mannate. Ma te l'hai diritto io. Ma te pare che madonna mia, una ragazza di 18 anni. Mastro fine novellocchi, mastro. Mi ci ha voluto mandare per forza, va che io ho pensato tutto io. Osando sono stato? Dove si sta? Sono stato a casa di Diamante a Fia di Magna Torà. È una negra figura io faccio. Come qua volta che mi mandaste a casa del Trullullù, a Fia Diamante, ti ricordi? Ma ricordo, E quei figli del Davidino, due negri figuri, una presso all'altra. Perché adesso ha preso Ungaretti, se no mi mandavi pure da adesso. Ma sacco mio, ma io mi credevo che un malacca ti mettesse la mano in testa e ti aiutasse. Ma altro bene Dio ci ha parecchi. Stavolta, sacco mio, non mi sbaglio. Hai capito bene, fortuna? Hai capito bene. Ancora un tevo da pace? Cosa ne passa a mamma e zio cervello, fortuna? Ma se buono! Questa è una mossa giudiziosa. Ci hai pensato e ripensato, e questa è l'unica che te se può dà. Sarà una vecchia, una struppia, una vedova, com'è? Mamma sì, è sana e libera, scoppia, è piena di salute. Certo, un è più giovane, ma cos'altro va cercando? Ma dimmi se è alta, se è bassa, se è larga, se è stretta. Se puzza, se odora, se sgraffia, se è liscia. Sarà più o meno come me. Ah, io ho chiesto così per curiosità. Tanto ce lo saccio che all'età da mia, ma io altro che d'accontentare. Ma è risparmiatore. È risparmiatore, è risparmiatore. Allora, sta aiuti a risparmiatore. Non c'ha nessuna malattia. Dai una dannappialla, sta aiuti a mo. Non ha dannata nessuna parte. Vieni qua, mette la sete. Che ce vaglio io stavolta. Ce va tu? Chiudilo. Conta fino a 10, che mo dava da chiama. Ma cosa se mettiamo a giocare, mi scollerei? Cos'è che ti senti tutta creatura, oggi? Ti sento tutta creatura, oggi. Avanti, muovete, va alla chiama. Va. Hai io da contare, fortuna? Conta, conta. Vabbè. 1, 2, 3, pette cinque beate, venna camù, arda, vada venute che sto io che stai aspettando fortunato. Se fa, dammi un rullo. So io. Aglio combinato 99 parentati e poi centesimo aglio combinato quello tuo mio, va bene? Tutte sì, tutto a mattina. Accontentasse, va bene. E poi non si scordate che si sono ma cugini. Beh, non siamo nei primi e nell'ultimi. Non se fanno sti cosi fra frati cugini. Ma se fanno? Se fanno, se fanno. Fortuna, scusami, ma io mi ci stai a ripensare. Io mi volevo sposare per fare una creatura, ma mi sa che io e tu i creaturi. Sa, ci sono poche possibilità, ma se noi ci si mettiamo d'impegno senza strafane, Dio benedetto ci aiuterà. Allora, fortunata, voglio già le cose. L'hai tenuti da parte per te. Andiamo. Andiamo, fortunata. Dovete fare? Andiamo? Andiamo? Andiamo a riscuotere. Andiamo a riscuotere. Thank you.
cancelli del ghetto, ma sì che siamo liberi, ragazzi! Ma detto, ci ha pensato che da sparucù a queste creature nostre, banna, ma vedete che sta succedendo! Aspettaci, ragazzi, veniamo pure noi! Ama, voglio far festa per tutta la settimana, come se fossero le nozze di una sorella. Se più, se più, ci avete preso pure per matti, ma il giorno è arrivato e chi ci credeva come noi? A felicità gli spacca il cuore! Andiamo, se che oggi sono felice e faccio tutto quello che vuoi. Andiamo, fortunato! Ancora come pare vero che sei rimasta gravida grossa, poi. Oh, vedi che senza strafane sostiene tutto, a creatura e mo a libertà. Namo. Sta calma però, eh. Sto calma, namo Rosè. Andiamo, Davide. Namo a vedere cosa sta succedendo a Gangre Corso. Namo, che ci sorrisa. Volete le libere, no? Non mi credevo di campa tanto per vedere la luce di sta giornata. Ma sto che mia, non potevano vedere solo cose negri. Namo Rosè. Andiamo a vedere le creature che scorazzano fuori dentro ghetto, andiamo. Che me ma. Andiamo, Davidì, via con noi a far due passi. Andiamo, Davidì. Ma andiamo. Un po' venire, ma. Vieni, vado piano. Cannoso. Te diverti, eh? Pur io riderio. Ma com'è che non te ne hai visto Peghetto? Ma chi si fida? Ma come ti chiami? Davidino. Come? Davidino. Grazie.